sentito il terremoto il 9 dicembre dello scorso anno qui in Mugello? Sì, l'ho sentita anche se era di notte. Cosa hai fatto? Mi sono subito alzata dal letto e sono uscita di casa. Ci sono state scosse durante la notte, nei giorni successivi? Sì, sia di notte che nei giorni successivi. Avevi mai sentito altre scosse di terremoto? Sì, fin da piccola ne ho sentite molte di scosse. Quindi sai che la zona in cui vivi è una zona a rischio? Sì, il Mugello è una forte zona a rischio sismico. Sai cosa bisogna fare durante una scossa? Sì, evitare di prendere le scale e usare l'ascensore e andare magari alla ricerca di un luogo protetto come può essere un tavolo robusto. Sai cosa bisogna fare prima in modo preventivo a una scossa di terremoto? Sì, evitare magari di appendere vicino alla testata del letto oggetti che possono cadere e posizionare i mobili fissi al muro. Qual è il tuo stato d'animo quando c'è il terremoto? Di ansia perché mi fa paura il terremoto. Perché? Perché fin da piccola ne ho sentiti tanti, è una cosa che non puoi controllare. Credi che essere informati e sapere cosa fare prima e dopo una scossa possa aiutare ad essere più preparati e ad avere meno ansia? Sì, sicuramente sì, anche se viene allo sprovvisto e quindi l'ansia forse è inevitabile.